Amici di The Real Fight Talk Show, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast degli sport da combattimento targato The Shield of Sports. Vi ricordo, come sempre, che il podcast è visibile su YouTube e audibile su Spotify e Spreaker. Questa settimana, dopo aver intervistato dei pugili, cambiamo argomento, rimanendo sempre negli sport da combattimento, ma torniamo a parlare di MMA. Lo facciamo questa sera con due ospiti. Con questi due ospiti parleremo dell'evento di Cage Warriors 148 che si terrà a Londra il 31 dicembre, un evento dove combatterà per la prima volta in Cage Warriors l'ospite, uno dei due ospiti di questa sera, è un fighter napoletano classe 1997, ha un record di 6 vittorie a fronte di una sola sconfitta, un KO rate pari al 67%, quindi 4 vittorie su 6 arrivate per finalizzazione da KO. Signore e signori, Alessandro Giordano. Ciao Alessandro, grazie per aver accettato l'invito, come stai? Ciao ragazzi, ciao Mirko, grazie a te per l'invito, tutto bene, grazie. Andiamo subito anche a presentare il secondo ospite. In realtà si tratta di un graditissimo ritorno, la terza intervista che ci rilascia, la terza volta decide di mettere a disposizione il suo tempo per rispondere alle nostre domande. È riduttivo definirlo fighter perché ormai praticamente lo stiamo vedendo in tutte le vesti da organizzatore, quindi poi ti chiederò anche quando hai intenzione di sì, tornare nell'ottagono. Signore e signori, bentornato a Vittorio Marotta. Come stai, Vittorio? Tutto bene, Mirko, grazie. Innanzitutto, vabbè, fa piacere a me, fa sempre piacere a me essere qui, quindi sono contento, dai. Allora, Alessandro, abbiamo detto 6 vittorie, una sconfitta. Nella tua biografia di Instagram c'è una mission, mettere Napoli sulla mappa. Sulla mappa, sì sì. Esatto. Quest'anno è stato un anno molto positivo per te, ci sono stati due camp negli States di cui andremo a parlare, così come andremo a parlare anche del match che hai sostenuto a Venator 10. Quindi ci sono stati questi periodi appunto di apprendistato, di stage in America, e adesso è arrivata la grande chiamata per il match del 31-12 a Londra, che ti vedrà opposto a Fletcher. Quindi un match molto importante. Quali sono le tue sensazioni riguardo soprattutto a quest'anno che hai vissuto? Perché poi avremo modo anche di parlare andremo appunto a parlare anche del tuo avversario. Allora, quest'anno è stato un anno un po' particolare, ma molto proficuo, secondo me. Diciamo che è stato il primo anno che ho vissuto da atleta a 360 gradi, perché ho smesso di lavorare e quindi mi sono dedicato praticamente solo a fare l'atleta. Quindi diciamo che mi sono sentito, tra virgolette, libero appena ho lasciato il lavoro e ho iniziato a fare l'atleta, perché ho iniziato a 360 gradi, perché ho iniziato a fare quello che voglio fare nella vita. Quindi diciamo che è stato un anno particolare, appunto perché è già andato a fare qualcosa di nuovo, tra virgolette, perché prima andavo al lavoro, c'avevo allenamento, vabbè, era tutto incastrato nella giornata. Invece adesso posso dedicarmi solo a questo, posso concentrarmi su vari allenamenti, su mangiare bene sempre, senza lo stress anche del lavoro. Quindi diciamo è stato un anno in cui sto capendo pian piano quello che realmente voglio fare nella vita, e sta venendo sempre di più, quindi la vocazione, diciamo, quindi sono contento così. Allora, adesso vi faccio una domanda a entrambi. Prima ovviamente la indirizzo a te, Alessandro. Il tuo avversario è Nathan Fletcher. Nathan Fletcher è un fighter classe 1998, avete comunque 2 mesi di differenza,
è un prodotto inglese cresciuto in Cage Warriors, che ha sempre combattuto in Cage Warriors, è un prospect della Next Generation MMA di Liverpool, palestra famosa anche per la presenza di Paddy Pimblett, di Molly McCann, quindi fighter UFC, è uno specialista nelle sottomissioni, ha l'83% delle finalizzazioni arrivate tramite submission. In Italia è un nome che già conosciamo perché ha vinto, cioè ha incontrato e ha sconfitto per sottomissioni colui che è l'attuale campione dei pesi gallo, quindi Martignoni. La domanda che vi faccio è questa: da un lato abbiamo Alessandro Giordano, che ha vinto 4 match su 6 per KO, contro un avversario che invece ha vinto 5 match per submission, quindi si potrebbe configurare, perlomeno guardando il record, il match tra un fighter più portato allo striking rispetto a un avversario che invece ama finalizzare l'avversario al tappeto, quindi comunque nel ground game. Come si affronta un fighter come Nathan Fletcher? Quanto vi è stato utile vedere i filmati e soprattutto anche il match che ha fatto contro Martignoni? Allora, ti ho presupposto che contro Martignoni ha vinto, però mi sa che era una short notice quel match per Martignoni, sì. Quindi diciamo che non ha avuto molto tempo per prepararselo, e nonostante questo penso abbia fatto una bella figura. Sì, lui è un grappler puro, secondo me, proprio solo grappling, ok? Quindi non wrestler, striking poco, un vero grappler. Io sono uno striker. Ce la sto preparando nel miglior modo possibile, evitando di farci portare a terra, evitando di lottare, ma non mi preoccupa nemmeno il fatto di lottare, perché so difendermi, quindi sappiamo il fatto nostro, diciamo. Poi già so lui cosa verrà a fare, quindi verrà lì per portarmi a terra, per sottomettermi, per prendere la schiena. Lo chiamano The Backpack, lo zainetto. Il soprannome che gli hanno dato in Inghilterra è The Backpack, perché si attacca dietro la schiena e non ti lascia più. Però questa è una cosa che non mi preoccupa, dico la verità. Sono sicuro di me stesso, sono sicuro delle mie armi, quindi sappiamo come arginare questo problema, questo grappling. Vittorio, come ci si sta preparando per questo match che attende Alessandro contro comunque un avversario che è, tra le altre, ex sfidante al titolo? Ma guarda, allora, partiamo dal presupposto. Innanzitutto diciamo che Alessandro fisicamente, atleticamente, mentalmente è già pronto da un bel po' per questo match, comunque per appuntamenti del genere, cioè di grande intensità e di grande valore. Quindi il lavoro che stiamo facendo è prettamente tecnico già da adesso. E questo è un grande vantaggio, perché ci permette di concentrarci su quello che è l'avversario, e sono contento ovviamente che lui sia in una promotion come Cage Warriors, perché comunque ci dà tanto anticipo, cioè nel senso lo sappiamo già ormai, sono un paio di mesi che sappiamo di Fletcher, quindi abbiamo l'opportunità di prepararci al meglio e di non farci trovare impreparati in nulla. Poi è chiaro che vinca il migliore, ovviamente per me e Alessandro in questo caso, però diciamo che sono due atleti di altissimo livello, è anche una bella sfida, al di là per le cose tecniche che hai detto tu giustamente di grappler contro striker, anche perché comunque sono due top prospect europei, sono due atleti che hanno un record uguale. Non sempre succede, anzi anche i Cage Warrior a volte si vedono non tanto diciamo nei incontri principali, ma degli abbinamenti che a volte vanno a favorire, potrebbero favorire un atleta piuttosto che un altro. Invece in questo caso troviamo un 6-1 contro un 6-1, uno striker contro un grappler, insomma è una sfida veramente, veramente molto, molto interessante. Poi, ripeto, sta a noi farci valere l'ingabbia e noi stiamo cercando di non dare nulla per scontato. È chiaro che il game plan di Fletcher sarà quasi sicuramente quello di portarlo a terra, però siamo pronti a tutto. Se dobbiamo scambiare in piedi, siamo pronti a scambiare in piedi. Se dobbiamo fare il match difendendoci dei takedown e poi mettere i nostri colpi, va bene anche quello, voglio dire. Siamo pronti a tutto. Alla fine Alessandro viene da un anno, da metà anno, in cui diciamo ha girato contro i migliori al mondo che fanno questo lì all'Alpha Male, all'MMA Gold, quindi è qualcosa diciamo che abbiamo già visto, ecco, non è proprio una sorpresa. Se dovessi descrivere Alessandro Giordano come tipologia di fighter e soprattutto sui margini di miglioramento che sicuramente ha, perché parliamo di un classe 1997, parliamo di un ragazzo di 25 anni che ha ancora tanto davanti per crescere, quali pensi che siano le aree dove lui dovrebbe migliorare maggiormente e quanti pensi che siano i margini appunto di miglioramento che ha Alessandro?
No, parlare di margini di miglioramento è qualcosa di estremamente soggettivo, cioè che dipende solo da lui, nel senso che dipende da lui, dal suo futuro, tra virgolette, cioè dall'impegno che lui ci mette, dalle strade che prenderà in futuro. Dico con me, ma anche insomma frequentando altri team, frequentando altre palestre, confrontandoci sempre con altra gente, e dipende anche dai match che farà. Ecco, la fortuna fortuna ovviamente di incontrare Fletcher in questo frangente, in questo momento della sua carriera, ci permetterà di creare un altro step, cioè di migliorare anche sotto altri aspetti. Quindi, voglio dire, i margini sono tanti, secondo me, ma dipendono anche da tantissimi altri fattori. Poi dove deve migliorare a 360 gradi, cioè nel senso non ci dobbiamo porre limiti. Chiaramente è già forte in alcune aree e deve migliorare in altre, ma sono convinto che deve migliorare in tutte, perché comunque gli obiettivi che abbiamo sono molto alti, vogliamo arrivare molto in alto e di certo non possiamo farlo pensando di essere già bravi in qualcosa o tutto. È giusto essere sicuri delle proprie armi e questo va benissimo, però ecco, dobbiamo costruire la sua carriera, in questo caso, sul migliorare sempre, match dopo match, in qualsiasi cosa, qualsiasi sia il suo avversario, qualsiasi sia l'esperienza che andremo a affrontare, dobbiamo sfruttarla per andare a portare sempre qualcosa di nuovo. Anche perché oggi se qualcuno guarda i suoi video, magari ecco, sa già su cosa intervenire, dove cercare di arginarlo e tutto quanto. Quello che dobbiamo fare noi è che ogni volta si devono trovare un avversario diverso, ogni volta si devono trovare una versione nuova a ogni match, quindi i limiti, diciamo, sono non ce li poniamo, quindi neanche i margini ci poniamo in questo caso, e quindi cercheremo di migliorare sempre. Domanda per entrambi. Un paio di mesi fa c'è stato un match di una Fight Night dove ha combattuto Mackenzie Dern. Mackenzie Dern è un atleta molto forte, plurititolata nel Brazilian Jiu-Jitsu, ma che nel match che ha combattuto contro la fighter cinese Xiaonan Yan ha palesato gravi lacune in termini di striking. Guardando fighter come Usman, guardando fighter come Oliveira, quanto è importante non essere monodimensionali? Quanto è importante essere completi oggigiorno nelle varie aree di combattimento? Vai, Gio, vai. Sicuramente essere completi in tutto è fondamentale, cioè comunque saper fare tutte le fasi del combattimento, saper arginare determinati fighter che ti trovi davanti, quindi, cioè, è fondamentale, diciamo. Io ci ho fatto sparring con la ragazza cinese, all'Alpha Male. Sì, è molto brava di striking, non di lotta, è vero, no? Però, cioè, per esempio, quel match ha saputo arginarla praticamente. Non ha fatto per me, ha fatto fare è stata in difficoltà solo forse a fine di qualche round, di quel quarto, quindi non mi ricordo. Comunque è stata veramente molto brava. Comunque in generale essere monodimensionali non fa per l'MMA. Se vuoi essere monodimensionale, fare uno sport che non si chiama arti marziali mista, ma magari vuoi fare grappling, vuoi fare Muay Thai o vuoi fare box. L'MMA è fatta per essere completi, quindi per saper fare tutto. Prima, un po' di tempo fa, forse, c'era questa differenza fra lo striker puro, il grappler puro, c'era questa sfida, c'era il grappler che non sapeva mettere nemmeno un colpo in piedi, andava solo per lottare, lo striker che non sapeva difendere o non sapeva fare niente a terra, quindi se veniva portato a terra veniva sottomesso subito. Ma per come si è evoluta adesso l'MMA, quindi per come vengono allenati i ragazzi nel mondo in generale, cioè vengono allenati già partendo, cioè facendo tutto, okay? Non esiste più che mi vado a fare solo allenamento specifico di lotta e ogni tanto mi faccio lo striking o roba del genere. Cioè ormai è 360 gradi, l'MMA è diventato uno sport completo in sé per sé, quindi bisogna allenarsi in tutte le fasi, wrestling, grappling, pugilato, Muay Thai, quello che è. Quindi cioè essere pluridimensionali è fondamentale adesso, secondo me. Sì, Mirko, come ha già detto lui, diciamo, siamo nel 2022, quindi pensare di essere bravi in una, diciamo, in una singola disciplina è qualcosa di veramente superato, perché oggi già i ragazzini sanno fare praticamente tutto, almeno tecnicamente. Ma l'esempio, guarda, ti faccio ancora più palese, del match che tu due è stato abbastanza palese, anche perché, ti ripeto, la cinese l'ha dominata in tutte le aree, cioè, capito, l'ha proprio veramente l'ha dominata. Ma ancora di più quando noi ci siamo allenati insieme a lui, perciò te lo dico, quando Hernandez ha affrontato il pluricampione di Jiu-Jitsu, eccetera, e addirittura l'ha sottomesso. Quindi, cioè, ti trovi davanti, ecco, atleti, soprattutto a altissimi livelli,
che ormai sanno fare tutto e sanno come arginare magari quelli che sono i tuoi punti veramente, veramente forti. Quindi devi essere preparato a tutto, non esiste più la cosa che ecco, sei bravo da una parte, oppure perciò dicevo prima, non dobbiamo porci margini sul miglioramento, eccetera, eccetera, dobbiamo crescere sempre a 360 gradi tutto quanto. Questa è l'MMA. Allora Vittorio, adesso ti faccio una domanda, ti chiedo in questo momento di smettere i tuoi panni e di metterti nei panni del matchmaker di Cage Warriors. Allora, Nathan Fletcher fino praticamente all'anno scorso, quando è stato per appunto sfidante al titolo, era tra virgolette nella categoria un probabile uomo di punta della promotion. È arrivata la sconfitta, poi sono arrivati due match che sono stati annullati e adesso si arriva al match contro Alessandro. Entrambi, come hai giustamente sottolineato, sono fighter che hanno lo stesso record. Però immedesimandoti nel matchmaker Cage Warriors, Alessandro Giordano viene visto come un prospect contrapposto a Fletcher a un anno di distanza, quindi pensi che possa essere stato un match pensato per un rientro, prendi il virgolettato soft, o pensi che in realtà sia una bella sfida fatta per Fletcher per verificare anche le qualità di Alessandro Giordano in ottica futura in Cage Warriors? Allora, se io mi dovessi mettere nei panni del matchmaker, ti darei una risposta quasi incompleta, perché ci sono delle cose da premettere su questa cosa. In realtà loro sicuramente vogliono costruire una carriera a Fletcher, sicuramente Fletcher è ancora l'atleta di punta di Cage Warrior. Però, proprio per questo, loro non trovavano nessuno che accettava contro di lui. C'è un motivo se hanno scelto Alessandro, è perché noi già eravamo in contatto con Cage Warrior, già tramite il suo management erano già in contatto, anche mentre noi eravamo lì negli Stati Uniti, e noi avevamo già accettato un altro match in realtà in Cage Warrior, che era contro Wilson Reyes, lì in America. Wilson Reyes poi non ha accettato, evidentemente Wilson Reyes, dico la verità, credo non voglia più rischiare di andare a KO nei match, quindi credo voglia solo determinati avversari, Striker penso non li voglia proprio più affrontare. E quindi sapevano che noi avremmo accettato praticamente con chiunque, perché una volta che accetti con Wilson Reyes, comunque, sai, Wilson Reyes ex title contender in UFC, comunque ha combattuto contro i mostri sacri proprio dell'MMA, sapevano che noi avremmo accettato sicuramente, e loro avevano molte difficoltà a trovare gli avversari per Fletcher. Credo che l'unico che avrebbe accettato sarebbe stato Martignoni per il titolo, probabilmente. E quindi sono andati a colpo sicuro a chiederci di Giordano. Loro si fanno forti ovviamente nel fatto che noi abbiamo un contratto di 5 match con Cage Warrior, quindi per loro diciamo era questa l'occasione per darci subito diciamo un atleta e per misurarci. Ma ti ripeto, a noi va benissimo così, noi sappiamo che è l'atleta che loro spingono, sappiamo che ovviamente quello che succede in genere agli atleti italiani Cage Warrior, Martignoni è arrivato al titolo e Dylan ha fatto una grandissima scalata. Però abbiamo anche tanti altri esempi di altri atleti che vengono chiamati, in genere primo match semplice, poi invece iniziano veramente le difficoltà per gli italiani in Cage Warrior. Quindi sappiamo benissimo perché ci hanno chiamato, però ripeto, questo è il loro punto di vista, il punto di vista del matchmaker e tutto quanto. Noi sappiamo a cosa andiamo incontro e l'abbiamo voluto. Non ti dimenticare che Giordano ha lasciato il suo lavoro, quindi è un fighter al 100% in questo momento. Dobbiamo quindi andarci a prendere le nostre opportunità, dobbiamo giocarci le nostre carte, dobbiamo costruire quello che possa essere il suo futuro in questo ambiente, e lo si può fare solamente così, cioè non ci sono scorciatoie o altre cose, dobbiamo farlo attraverso match duri, match veri, non abbiamo bisogno di match farsa e cose del genere, abbiamo obiettivi alti per raggiungerli, ripeto, dobbiamo passare per queste cose. Quindi loro sono andati abbastanza a colpo sicuro a chiederci questo match, davvero noi abbiamo chiesto altri avversari o altre cose, noi abbiamo chiesto cosa ci sarà dopo o altro. È chiaro che quando noi andremo a vincere per loro sarà un problema, perché che succede? Abbiamo abbattuto quello là che ha battuto quello là che è il titolo attualmente. Cosa succede dopo? Sì, per loro sarà un problema. Aggiungo un attimo una cosa, questo stavo per dire, cioè per loro mo proprio manco un'ora fa che giuro l'ha pubblicato un video dove Fletcher festeggia il match che ha vinto e dice: sono il best prospect nella mia categoria, che stavo per commentare, poi abbiamo iniziato l'intervista e non ho commentato più. Però guarda, io sono contento di questa cosa, sono contento che loro portano
c'era loro, mi hanno messo davanti il loro atleta di punta, tra virgolette, cioè, lo batto, per dopo come a chi portano, a chi mettono davanti, capito? Guarda, ti sentiamo a scatto, non so se lui sento a scatto oppure anche sì, me. Esatto, c'è cioè, qualche piccolo problema di linea. Ok. Aspetta, forse. Prova? Ci sono? Sì? Sì, forse sì. Sì, però no, non vedo il tocco, vedo anche il tocco. Dove erate rimasti? Sul no, fatto... no, l'inizio l'abbiamo ascoltato più o meno, la parte finale l'abbiamo perso. Ho detto, sono contento di questa cosa che mi hanno messo frecce davanti, sia proprio perché è un loro attività di punta, quindi una volta che vado là e lo batto, si rigira un po', no? la frittata, tra virgolette. E poi io sono contento di poter affrontare atleti che per me sono, tra virgolette, del mio calibro, perché cioè, il mio obiettivo è arrivare in UFC, arrivare ad affrontare i migliori al mondo, ok? Quindi per me, cioè, per me è una scalata a salire, ok? Io la vedo come, non so, come un videogioco che affronti prima quello scarso, poi affronti quello più forte, fino ad arrivare al mostro finale, ok? Io la vedo così, quindi per me va bene andare sempre a salire con i match, andare sempre a salire il livello degli avversari, eccetera. E io non vedo l'ora adesso di combattere una bella promotion, anche perché io quando vado a combattere delle promotion importanti che ti danno tanta visibilità, mi sento meglio, mi sento ancora più a mio agio, ok? Non è una cosa che mi preoccupa, dico, sto a Londra, no, anzi, io sono contentissimo di andare là, di andare a battere il loro atleta di casa, posso riprendermi tutti i fischi, le bestemmie, eccetera, eccetera, cioè non vedo l'ora di questa cosa. Allora, io facendo un ragionamento su questa chiamata non posso che essere contento che si sia arrivati subito a uno step simile, perché questa non vuole essere una critica nei confronti degli altri fighter, ma è una cosa che estendo anche al mondo pugilistico, che sto notando. Costruire questi record contro avversari forti, come nel caso di specie contro Fletcher, è sicuramente un bene per la tua carriera, perché capita invece spesso, purtroppo, di vedere record tra virgolette costruiti, ma che poi paghi non appena esci al di fuori dell'Italia. Quindi ben venga una scelta e un'opportunità come quella del Cage Warriors. Alla luce per l'appunto dei 5 match di contratto che, se ho capito bene, hai a tua disposizione, e dovendo ragionare in ottica futura, una vittoria contro un non solo top prospect, ma anche top contender come Fletcher, potrebbe aprirti la strada anche su un'ipotetica eventualmente title eliminator o un altro match che poi possa portarti alla chance titolata. E come hai detto prima, ci sono due fighter italiani che stanno ben figurando nella tua categoria, senza dimenticarci anche di Michelangelo, se non erro anche lui a 135 libbre. No, è 57. È sì. Chi mi chiama? Lupoli? Sì. Sì, è 57. Eventualmente potrebbe essere un problema un match, un derby, tra virgolette, contro un altro fighter italiano, o non sarebbe un problema per te? Per niente. Anzi, cioè, figurati, se dopo Fletcher mi danno il titolo, ben venga, chi è, poi non lo so, se sarà ancora Martignoni, se sarà qualcun altro, chi è, ma ben venga, anzi. Parliamo invece adesso del match che hai sostenuto a Venator, un sì. Match, tra virgolette, che poteva rappresentare una buccia di banana, perché comunque c'è stata questa short notice. C'è stato sì. Un cambio di avversario, quindi si è passato, se non ricordo male, da Dideo, può essere? Sì. No, si è passato da De Luca. Da De Luca a Percy Herrera, ok? Sì. Quanto è stato, tra virgolette, difficile dover fare un cambio di, tra virgolette, di eventuale di strategia nel passare da un fighter a un altro fighter che probabilmente rappresenta una tipologia di fighter diverso rispetto a quello che avresti dovuto affrontare in origine? Allora, partiamo dal presupposto che siamo passati da un atleta alto all'incirca 1,65 m a un atleta alto all'incirca 1,90 m. Praticamente abbiamo fatto un camp completo in America allenandoci sul wrestling, sulla difesa dalla lotta, eccetera, perché comunque De Luca è un lottatore,
e ci siamo trovati davanti uno che è venuto a fare a botte e via tutto il tempo. Questo, però, dico la verità, non è stato per niente un problema per me, perché comunque io scambiare in piedi tre round, cioè, mi sento a mio agio, cioè, a mio agio scambiare in piedi tre round, quindi cioè, abbiamo solo dovuto fare dei piccoli aggiustamenti, una piccola strategia l'ultima settimana, perché avevamo giusto una settimana per farlo. Però bene o male sono andato già con le mie armi forti a fare quel match, quindi diciamo che non è stato un problema. Più che altro la promotion non si è comportata proprio tanto bene, perché ci ha avvisato solo una settimana prima, quando probabilmente lo sapeva già da un po' di tempo prima che De Luca sarebbe saltato. Quello è stato un po' la cosa che, ma no, che mi ha messo in difficoltà, ma più che altro mi ha fatto un po' di rabbia. Però cioè, Vittorio mi chiamò, mi disse: senti, è successo questo e quello, De Luca non combatte più, e ci avevano proposto due avversari, ci avevano proposto un 0-0 o 1-0, non ricordo, sempre di Roma, non mi ricordo che palestra, o Herrera, e disse lui: quale vogliamo affrontare? Ci hanno messo la scelta, dice: come, quale vogliamo affrontare? Dissi: cioè, che significa quale vogliamo affrontare? Disse: no, vabbè, se andiamo contro Herrera andiamo su FC Fight Pass nella main card, se andiamo contro quest'altro invece no, non andiamo su FC Fight Pass, andiamo su YouTube, in diretta su YouTube. Ho detto: no, io sto facendo il match a Venator, il primo match a Venator mi hanno detto che lo facevo su FC Fight Pass, io voglio andare su FC Fight Pass, quindi Herrera per me va bene, basta. Non c'è niente, che tiene 20 match, che ci hanno detto una settimana prima, eccetera, eccetera. Lui era un po' scettico, ha detto: vabbè, se tu sei convinto, però andiamo. E quindi abbiamo accettato Herrera, siamo andati a fare il nostro match contro Herrera. Ho detto, poi preparare la strategia non è stato proprio un vero e proprio problema, perché siamo andati già sulle cose che io so fare bene, quindi abbiamo solo fatto qualche piccolo aggiustamento, accorgimento, niente di particolare. Da cosa derivava lo scetticismo, Vittorio? No, vabbè, perché ovviamente ci siamo preparati contro un avversario del tutto differente. Alla fine io avevo piena fiducia nelle capacità di Giordano, però sono cose queste qua che ti in qualche modo ti minano, ti entrano comunque nella testa, non ti fanno essere convinto. Lui era convinto perché aveva fatto più di un mese di camp su De Luca, quindi su De Luca era convinto. Arriva a una settimana dal match questa notizia, eccetera. Io non so lui come può prenderla mentalmente, questa era la cosa che non mi convinceva. Ovviamente contro lo 0-0, che era, aspetta, dico anche chi era, si allena al Lung Moon, ricordo il nome. Vabbè, la stessa palestra di Santoro. Pasquale Dromini. Immaginavo che con Pasquale Dromini, diciamo, sarebbe stato, non dico un match facile, però un match che era sicuramente alla nostra portata, anche per una questione proprio di esperienza di Giordano rispetto a Dromini, e invece con Herrera era diverso, quindi non sapevo se lui mentalmente era pronto a questo cambio di avversario. L'ultimo sarebbe stato convinto, comunque andava a fare tra virgolette l'underdog in una grande promotion per la prima volta, e invece no, quando mi ha detto no, quando mai, facciamo con Herrera, ho detto ok, è convinto, tutto a posto, si può fare. No, ma anche perché per me andare a combattere con un record di 5-1 contro uno 0-0 era un match un po' insignificante, non andare nemmeno su FC Fight Pass, essermi preparato tutto quel tempo dopo aver lasciato il lavoro da un mese praticamente, ho detto no, non voglio sapere niente, voglio combattere contro Herrera. Mi è dispiaciuto solo però, non poter vincere, però? Però dopo ha confessato che praticamente era uno dei suoi incubi combattere con un avversario così alto. Sì, allora da quando sono passato professionista, perché lui già è professionista da un bel po', Herrera, quando sono passato professionista che vidi che lui stava in quella categoria di peso, pensai: no, non è possibile, uno di 1,90 m non può fare 61 kg, non è possibile. E se vabbè, non è detto che lo dovrò acchiappare prima o poi, e invece è successo. Però attualmente non ho quella mentalità che avevo 3-4 anni fa, ho più esperienza, mi sento più sicuro di me stesso, quindi non è stato proprio un problema. Avrei voluto finire il match per KO, però purtroppo era abbastanza duro, cioè ha preso diversi pugni abbastanza forti, ha barcollato, ma è rimasto in piedi, chapeau, che devo dire. Tra l'altro, a proposito di altezze, in UFC un altro fighter alto per la categoria in cui combatte è Sean O'Malley, che è 1,80 m. Vabbè, quello non è altissimo, 1,80 m, alto. No, più che altro c'è Woodson. Woodson è più di 1,80 m. No, Woodson fa 66, no? A 66? Mi pare che è sceso. Per no, l'ultimo match Sandhagen, che è alto. Sandhagen è alto. Sandhagen è pure alto. È ossico.
Allora, Vittorio, quando abbiamo iniziato l'intervista, ti ho detto sì, presentatore, organizzatore, ma adesso al di là di del fattaccio francese dove hai avuto questa pessima esperienza, sia in termini organizzativi sia in termini comunque di match, quando rivedremo Vittorio Marotta nell'ottagono? Guarda, ti dico la verità, allora, da dopo quel match ho comunque avuto una serie di infortuni infinita. Piccole cose, fortunatamente sono sempre poi riuscito a risolvere, però riuscivo a risolverne una e puntualmente un'altra. Quindi, diciamo, adesso che sto tornando agli Stati Uniti, pure ho avuto un altro problema, mo', diciamo, dovrei riprendere ad allenarmi con più costanza. Però, ti dico la verità, adesso mi sto concentrando su quelle che sono le opportunità che ci sono per Giordano in questo momento, che secondo me è giusto concentrarci per cogliere quelle. E poi anche di Alessio Barbaro, un altro ragazzo sempre che seguo, che è 1-0 al momento, 57 kg, che pure mi sto concentrando su lui. Quindi per ora mi concentro su di loro. Ovviamente non ti nascondo che altri 3-4 match comunque sicuramente voglio farmeli, però voglio anche che ci siano le condizioni giuste, cioè ti dico la verità, non voglio combattere in promotion locali o cose del genere, voglio comunque che sia qualcosa o fuori dall'Italia o anche l'Italia, ma ad alto livello, diciamo, cioè delle buone opportunità, ecco, che valgono comunque tutti gli sforzi che ho fatto fino e mo per arrivare comunque a quelle che sono le mie conoscenze tecniche, il mio valore come atleta, eccetera, eccetera. Quindi voglio qualcosa del genere, cioè non voglio atleti materasso, non voglio niente del genere. Anche quando tornerò, dopo comunque che saranno un paio d'anni e mezzo, quando ritornerò, voglio che siano atleti di livello, cioè non voglio assolutamente cose giusto per, ecco. Allora, nei giorni scorsi o comunque di recente avevi pubblicato delle storie su Instagram dove menzionavi gli atleti che comunque stanno collaborando con voi. Si può dire che in quest'ultimo anno la campagna, anche al di fuori dell'MMA, si sta togliendo grandi soddisfazioni. Pensiamo a Falco, WBC, appunto nella Muay Thai, pensiamo a Pasquale Amoroso. Pensiamo a Vincenzo Picardi che settimana scorsa ha vinto Esatto. il titolo dell'Unione Europea a Mantova contro Zara, quindi riuscendo a portare in casa Picardi quella cintura europea che Papà Antonio non era riuscito a portare. Abbiamo Vero. comunque anche Michelangelo Lupoli che è un altro prospect in rampa di lancio. Alessandro Giordano vuole mettere vuole mettere Napoli nella mappa dell'MMA, ma la domanda che ti faccio io è quanta Napoli c'è nel panorama degli sport da combattimento in Italia e come e dove può crescere il movimento in Campania? Allora, di quanta Napoli c'è nel movimento di sport da combattimento italiani? Poca. E infatti sta a noi, sta veramente a noi fare questo salto. Quelli che già ci sono, ovviamente, ecco, penso a Luca Falco, su in primis perché ovviamente è vicino a me, ma ecco, come hai detto tu, anche Picardi, nella box c'è Gianluca Ceglia, cioè ce ne sono vari, e hanno fatto tantissimo e lo stanno facendo con continuità, che è una cosa che noi prima non avevamo mai avuto, ecco, quello che a noi mancava era veramente una grande continuità di atleti che combattessero ad alti livelli. Prima era una cosa, diciamo, quasi sporadica. Eravamo atleti che andavano a fare del titolo, quelli chiaramente chiamati, non dico per perdere, però insomma per, diciamo, far fare bella figura a qualcun altro. Oggi invece stiamo cercando proprio di fare in modo che non sia più così. Cioè noi non ci devono chiamare perché serve l'atleta da mettere contro l'idolo di casa o cose del genere. Noi ci devono chiamare le promotion di livello perché ci vogliono dare un'opportunità o perché comunque meritiamo di stare a quei livelli. Quindi questo è quello che noi stiamo costruendo in Campania. Per farlo abbiamo veramente, ma veramente bisogno di atleti di punta. Michelangelo Lupoli sta diventando un atleta di punta. Giordano sta diventando un atleta di punta. Luca Falco, per quanto riguarda la Muay Thai, già lo è. Quindi questo è quello di cui noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno anche di ragazzi che riescano a portare un esempio concreto. E per esempio concreto intendo che è possibile farcela, è possibile fare questo di lavoro. Ma chiaramente va fatto in un certo modo, bisogna fare un certo percorso, eccetera, eccetera, bisogna circondarsi anche di certe persone, è inevitabile. Questo è quello che mancava fino a mo', in Campania, ma come in tante altre regioni, d'altronde, c'è ancora la mentalità che non puoi fare questo per lavoro, che non puoi crescere in questi sport, a meno che non hai fortuna, o hai l'amicizia, o hai questo e quest'altro. Noi andiamo proprio contro questi paradigmi, andiamo contro queste impostazioni mentali, eccetera, eccetera. E per farlo però, ripeto, ci servono gli esempi, ci servono gli atleti che vincono. Ci servono gli atleti che combattono regolarmente ad alti livelli e vincono.
Quindi questa è la strada che aspetta Giordano, è la strada che sta facendo Lupoli, è la strada che ha già fatto e continua a fare Luca Falco, ad esempio. Quindi questo è quello che stiamo cercando di costruirlo. Fino adesso quello che mancava anche erano dei grossi numeri per farlo, ma oggi ci sono parecchie accademie che iniziano a fare un lavoro veramente di livello sul territorio. Cioè, mi ritrovo a volte, io giro molto le palestre in Campania, è una cosa che mi piace molto fare, perché mi piace condividere quello che è stato il mio percorso, eccetera, eccetera, ma anche vedere come lavorano le altre palestre. Oggi, cioè, mi piace che vedo che lavorano comunque con criterio, che stanno facendo, crescendo atleti di livello, crescendo atleti che hanno già delle basi, cosa che già nei tempi era difficile. Quindi non voglio dire già adesso che il futuro è roseo e tutto quanto, però credo ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Adesso faccio una domanda sulla quale molti napoletani faranno i debiti scongiuri. Ci sono più possibilità di vedere il Napoli campione d'Italia o Alessandro Giordano campione Cage Warrior? Me la facessi tu allora questa domanda su Instagram, le domande anonime? No, assolutamente no. No. Ah, allora è una cosa che... Altrimenti non te l'avrei fatta. Allora è una cosa che chiedono più persone. Io non mi sono questo. A me invece io piace... Sono tanto tifoso del Napoli. No, a me piace ragionare diversamente. Quante possibilità ci sono di vedere il Napoli campione e Giordano campione? E quante no? Questo sta a noi però. Mi piace vederla più così comunque. Credo che le opportunità siano, diciamo, le stesse. Il Napoli come Giordano hanno tutti e due il futuro nelle loro mani, quindi sono degli sportivi e quindi hanno la possibilità che fin quando sono nei limiti del regolamento possono fare qualsiasi cosa, possono vincere contro chiunque e possono arrivare a qualsiasi obiettivo, quindi perché no? Io da supporter del Napoli e da sostenitore di Alessandro, dati tutte le grattate, se sei scaramantico spero che in tutte e due le cose. Certo, anche andare a Liverpool e vincere contro il York, sì, esatto. non sarebbe male. Ultima domanda, ragazzi. Cage Warriors quest'anno ha puntato molto sull'Italia, ha messo sotto contratto molti fighter, un buon numero di fighter. L'evento di Roma, personalmente visto in TV, mi sembra che ha dato ottimi punti di discussione ed è un arrivederci, penso, soprattutto per quello che per il numero di pubblico che c'era. Quante possibilità ci sono, secondo voi, che nel tempo possa esserci un approdo anche della UFC in Italia? Le possibilità sono alte, ma il problema è che non ci sono le strutture in Italia. Sì, questo è un problema, diciamo, che già da tempo l'UFC ha riscontrato in Italia. Ricordo di aver seguito più addetti al settore che comunque dicevano che anche quando tempo fa ci fu l'interessamento dell'Italia a venire in Italia, l'interessamento dell'UFC a venire in Italia, mancavano strutture di livello per ospitarla. E sto parlando però dei tempi di Sakara, quindi non so se poi le cose sono cambiate da questo punto di vista, dal punto di vista delle strutture. Oggi il movimento, forse, diciamo che si è creato attorno a Marvin, potrebbe portare delle buone possibilità. Allo stesso tempo, però, credo che l'UFC sappia il fatto suo, il fatto che comunque non abbia mai neanche nominato di striscio l'Italia per quanto riguarda gli eventi, perché evidentemente sa qualcosa che a noi ancora sfugge, per il quale il movimento forse non è ancora pronto. Le prime cose che mi vengono in mente, ovviamente, sono il pubblico dei palazzetti. Ancora, per quanto riguarda l'MMA, sport da combattimento, è ancora pochissimo. Già l'evento di Faraoni, che c'è stato questo weekend, si vedevano molti spalti vuoti ancora, tutto quanto, nonostante Faraoni è uno dei migliori in Italia per i palazzetti. Io però, Vittorio, penso che il vero metro di paragone da tenere come esempio, e io questo te lo posso testimoniare perché ero lì ed è stata una goduria, è stata la Milano Boxing Night di maggio, il match tra Scardini e De Carolis. Però è vero, però costruito diversamente. Il movimento lì attorno al match di Scardini e De Carolis è stato costruito in maniera diversa, in maniera eccellente, veramente eccellente. Hanno creato qualcosa che per gli sport combattenti non era mai stato fatto, qualcosa al pari di quello che succede all'estero. Hanno messo due atleti di fronte che l'Italia voleva vedere affrontarsi e li hanno fatti affrontare e hanno costruito tutto benissimo tramite DAZN, tramite i vari promoter che c'erano. Con l'MMA ancora non è mai stato fatto nulla del genere. Cioè, ti invito a vedere i palazzetti di Venator. E Venator, volenti o nolenti, è la prima promotion in Italia, che ci piacciono.
però stiamo parlando che il pubblico in alcune occasioni non ha raggiunto neanche le 100 persone. Cioè, quindi, ripeto, c'è ancora qualcosa che non funziona, non so dire precisamente cosa, ma non lo so, non sono proprio super ottimista. Poi comunque alla fine, parliamoci chiaramente, l'UFC ha solo Marvin come italiano per ora. Quindi anche questo mi sembrerebbe un po' azzardato. Quando hanno investito, ad esempio, in Parigi come città, hanno messo il card comunque sei atleti francesi. E Sono Cyril pochi. Gane, che onestamente è veramente qualcosa di portentoso, nonché bello anche da vedere da un punto di vista stilistico. Sì. È uno che comunque anche ti assicura il KO, è un peso massimo, che quindi crea sempre più, diciamo, più attenzione e tutto quanto. Marvin forse è vincente perché è uno dei migliori al mondo in quello che fa, non è forse spettacolare come questi qua, e questo forse può penalizzare un po' il movimento italiano. E poi non ci dimentichiamo un'altra cosa, che Marvin non si allena in Italia. Marvin non coltiva in nessun modo il movimento italiano, giustamente, perché lui fa l'atleta, ha deciso di farlo negli Stati Uniti e fa benissimo, anzi, fatti danno ragione. Però ecco, da questo punto di vista, probabilmente toglie qualcosa alla possibilità di far venire l'UFC in Italia. Sì, ma ricordo pure la prima volta che ho organizzato a Liverpool, l'UFC ci mise a Darren Till, adesso che ho organizzato di nuovo ha messo Pimblett, un sacco di atleti inglesi, tutti inglesi erano in quella card, ha dato anche tipo 10 fight of the night in quella card, talmente che era gasato, dai, no, vai, solo so perché. Quindi sì, ci vogliono atleti di punta proprio in generale in Italia, ma di punta non solo che arrivano ad altri livelli, ma che fanno anche spettacolo, che si fanno voler bene dalle persone in Italia, viste come star, tra virgolette. Però è una cosa che bisogna appunto coltivare, come diceva Vittorio, una cosa che non viene da sé, secondo me. Anche perché non è uno sport come il calcio, che dici appena arrivi in Serie A, boom, ti sale il profilo Instagram a 2, 3, 5, 10 milioni di follower, sponsor ovunque, così no, qua se arrivi anche nella top 5 UFC, se non coltivi la tua fan base italiana, se non, cioè non, è, non funziona, l'UFC non verrà mai in Italia, così secondo me. Allora, Alessandro, io lascio spazio a te per chiederti di dire, dare un buon motivo ai tuoi sostenitori, ma anche agli amanti dell'MMA, un buon motivo per seguire Cage Warriors 148 e soprattutto cosa ti senti di promettere in vista di questo evento. Allora, il primo motivo è che invece di vedervi il concertore Italia 1, vedete qualcosa di più divertente sicuramente, perché più o meno è ora di cena, sarà ora di cena qui, quindi mentre mangiate, invece di mettere Italia 1, scaricate l'applicazione, mettete sul televisore e vedete qualcosa di veramente molto bello da vedere. Seconda cosa, io prevedo veramente i fuochi d'artificio, ma nel vero senso della parola, a parte il Capodanno, cioè io voglio dare spettacolo, voglio fare qualcosa che la gente il giorno dopo gli dirà: cazzo, quel ragazzo veramente c'è qualcosa in più. Ok? Quindi cioè, le aspettative per me sono alte e voglio creare grandi aspettative anche per tutti i miei sostenitori che saranno lì il giorno di Capodanno, ubriachi dopo l'aperitivo che hanno fatto tutta la giornata, il brunch, eccetera, a guardarmi e a festeggiare dopo con me, tra virgolette, che io sarò lì e loro saranno qui, però festeggeremo tutti quanti. Vittorio, ti senti di aggiungere qualcosa? No, ha detto tutto lui e va benissimo così. Il loro match credo sia uno dei più attesi. Ti svelo anche che se tu vai, beh, questa ovviamente è una constatazione, lascia il tempo che trova, però rende anche l'idea dell'hype che c'è attorno a tutti e due ragazzi. Se vai a vedere le varie locandine che sono state pubblicate sulla pagina di Cage Warrior di Instagram, la loro è quella che ha più interazioni. Quindi fa capire anche, ecco, quanto interesse c'è dietro questo match da parte di tutti. Cioè da parte dei sostenitori di Giordano, da parte dei sostenitori di Fletcher, ma anche da parte degli addetti ai lavori. Sono tutti contenti di vedere questo match, di vedere fin dove può arrivare Giordano e di vedere quali sono invece le possibilità di una nuova scalata da parte di Fletcher. Quindi gliela faremo vedere. Bene, con queste parole, con questi inviti, io ringrazio Alessandro Giordano e Vittorio Marotta per aver dedicato del tempo per noi. Da napoletano e da scaramantico mi limito ad augurarti il meglio sia per il tuo match contro Fletcher, ma anche per la tua carriera, perché comunque tanto di cappello per una persona che comunque
lascia il lavoro per intraprendere una carriera d'atleta a 360 gradi, quindi l'augurio è il minimo solo per il coraggio comunque e l'impegno che stai mettendo. Quindi crepi il lupo, viva il lupo, non so come si dice, però forza Alessandro. Io ci credo, Vittorio ci crede, ci crediamo tutti e succederà. Grazie ancora. Grazie Vittorio. Ciao Mirko, grazie a te. Grazie Mirko. Ricordatevi come sempre che we are the Shield of Sports. Alla prossima. Ciao. Dicevi Forza Napoli. Ciao.